Dopo il Brodetto Fest, che ha vissuto un grande successo con grandi numeri e qualità al top della kermesse più famosa dell'Adriatico, arriva il Fuori Brodetto 2024. In conferenza stampa, infatti, oltre ad un bilancio dell'edizione 2024, che ha visto 2.300 brodetti serviti solo nella giornata di sabato, un totale di 1.200 kg di pesci cucinati e poi grande spazio alla cultura, agli eventi, agli appuntamenti per bambini e tanto altro. Numeri veramente importanti, nonostante il brutto tempo delle prime due giornate. Però grande presenza, grande soddisfazione, gli operatori molto 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 contenti, compresi quelli che hanno iniziato da quest'anno la prima esperienza con noi. Mi hanno espresso proprio tutta la soddisfazione e la volontà di replicare il prossimo anno magari anche un pochino più in grande. Quindi direi che la manifestazione è riuscita benissimo, spettacoli favolosi, tutti gli eventi riuscitissimi e soprattutto anche una bella visibilità per quello che riguarda anche la sostenibilità del mare e quella ambientale. Chiuso il festival, ora si apre il Fuori Brodetto, l'iniziativa promossa da Confesercenti, Federazione dei Ristoratori, Camera di Commercio, Comune e Regione. Dal 7 al 30 giugno saranno 21 i ristoranti di Fano per tutti i giorni della settimana che proporranno il brodetto con menù speciali. Siamo veramente contenti di come sono andate le cose quest'anno, ancora un po' stanchi perché ancora è passato poco tempo e dobbiamo ricominciare subito a lavorare per il Fuori Brodetto, che da oggi fino al 30 di giugno sarà presente in 20 ristoranti della città di Fano. Dicevo, la qualità del festival non è diminuita, i numeri ci dicono di migliaia di brodetti serviti al Lido di Fano e grande successo anche dello spazio Vongole, che ha offerto quintali di vongole dei nostri pescatori sui piatti di tanti turisti, ma soprattutto ha offerto anche altro pescato, altre ricette della tradizione, della Fano gastronomica e della Fano marinara, che hanno avuto grande successo. Quest'anno migliaia di persone, anche se per un giorno non abbiamo lavorato come pensavamo, ma grande successo perché il sabato e la domenica sono state due giornate di grande affluenza al Lido, due giornate in cui hanno potuto gustare migliaia di porzioni di brodetto e non solo, grandi spettacoli, grandi eventi sul palco centrale e c'è stato tutta una serie di eventi che hanno avuto tutti egual successo. Questo ci dice che l'impatto del festival sulla città è sempre molto alto, come è stato certificato l'anno scorso dall'Università di Urbino, porta grandi numeri per la città, il festival, e questo non ci può dare che tanta soddisfazione, perché comunque abbiamo dimostrato di essere all'altezza della situazione, della promozione di questo territorio, del suo mare e dei suoi pescatori, dei suoi ristoratori fino al 30 di giugno.